Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Adesso volevo parlare di una tragedia. La tragedia che tutti noi abbiamo visto in televisione, quella di un certo Luigi Preiti che ha sparato volontariamente a due carabinieri, ma il suo obiettivo era sparare al governo. Capiamo che Luigi Preiti non era pazzo, non ha nessun problema psichico, non ha nessun problema di alcol e di droga, solo il vizio del gioco del videopoker, che ha perso tutto al videopoker, tutto lo stipendio che le era rimasto. Sappiamo di lui che ha perso il lavoro, che lui faceva il muratore. E ha perso il lavoro, era disoccupato da almeno 2 mesi e ha perso anche la famiglia, siccome era divorziato con la moglie che era in Alessandria, in Piemonte, e aveva origini calabresi. Il suo obiettivo era colpire il nuovo governo, il governo di Letta. All'inizio tutti lo credevano pazzo, tranne me ovviamente, perché questo è un po' il desiderio che abbiamo tutti noi. Ognuno di noi, quando perde il lavoro, quando perde tutti i soldi, quando non ha più neanche una famiglia, vorrebbe ribellarsi contro quello che noi crediamo la causa di tutto, ovvero i politici, i senatori e i parlamentari. La nostra mente ormai è corrotta da un unico pensiero, pensiamo che e siamo invidiosi che i politici sono super ricchi, hanno le loro auto blu, hanno tutti i lussi, mentre a noi il lavoro non c'è. Ma attenzione! Essere disoccupato non significa aver perso la dignità. Non aver mai lavorato non vuol dire non avere dignità. La dignità ce l'abbiamo tutti, a meno che non facciamo un reato, a meno che non maltrattiamo noi stessi con droga, alcol e il vizio del gioco che ha colpito questo Luigi Preiti. Mi unisco anche ai due carabinieri che sono stati ammazzati, cioè non proprio ammazzati, scusate, che sono stati feriti, di cui uno è stato ferito grave, di cui non mi ricordo i nomi dei due carabinieri, e mi unisco al dolore della famiglia di entrambi i carabinieri, ma pure mi unisco al dolore della famiglia o ex famiglia di Luigi Preiti. Luigi Preiti è stato considerato dal fratello e dai suoi conoscenti una persona per bene, una persona distinta. Davanti a Palazzo Chigi si presentò in giacca e cravatta con la sua pistola comprata a basso prezzo, ma ben funzionante. Bene, questa non è proprio l'unica soluzione. Questa è una soluzione che ognuno di noi nel nostro inconscio vorrebbe. Siccome hanno creato una società di pecoroni, tutti invidiosi dei politici e dello stipendio dei politici, vorremmo ammazzarli se per caso succede qualcosa di male, come in questo caso. E sbagliamo, perché questo non è il modo giusto per vincere. Lo sappiamo che i giornalisti, così come i carabinieri o altra gendarmeria o chiunque i mass media, anche internet, non tanto. Sappiamo benissimo che tutti i mass media e la gendarmeria, tra cui poliziotti e carabinieri, sono gestiti dai politici e fanno però il loro dovere. Anche se in realtà sono manipolati come marionette, e mi sa tanto che anche noi lo siamo, tranne alcuni. E non è questo l'unico
modo per vincere. Anche se ci ribelliamo, abbiamo sempre torto. Quindi proviamo a fare qualche protesta, così come fanno nelle altre nazioni, però noi la dovremmo fare in modo pacifico, perché se noi ci ribelliamo come fanno nei paesi del Nord Africa o della Turchia oppure del Brasile, che loro si ribellano proprio con la forza e vanno fino ad ammazzare il loro dittatore, noi invece, siccome avremmo, vinceranno loro, anche se vengono picchiati, dovremmo escogitare un'altra tattica. Dovremmo andare a, non dico a denunciarli, ma io dico, trovate a voi una soluzione. La mia soluzione è quella di farmi un lavoro di artigiano e di venderlo, anche se non è facile vendere gli oggetti. Bene, con questo è tutto. Un abbraccio dal Gran Mitico.